Ciao ragazzi, prima di iniziare col video vi faccio un piccolo minutino sponsor dove se volete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente contagiosi ci sono gli amici di Eneba e potete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente bassi oppure se volete delle gift card potete andare sul sito, sul loro sito di Eneba, degli amici di Eneba, vi lascio il link qui sotto eppure in descrizione. E niente, vi lascio al video. Ciao ragazzi. Ed eccoci ragazzi che andiamo a costruire la box Pokémon che abbiamo ricevuto con il magazine. Quindi l'andremo a costruire insieme, ragazzi. Ho già ritagliato la box, come potete vedere. Questo qui è quello che ho ritenuto. Allora, piega il modello lungo le linee tratteggiate, tranne quelle corrispondenti ai triangoli azzurri e indicati dalle frecce sottostanti, aiutati con un righello per una maggior pressione. Quindi dobbiamo andare a piegare. Ok. Ok, dobbiamo andare a piegare questa parte qui, quindi andiamo a tagliare questa parte centrale, ragazzi, in questo modo, e una, due, e tre. E 4. Adesso praticamente una volta andiamo a piegare così in questo modo, ragazzi. Ok. Dove c'è scritto incolla qui dovremo andare a incollarlo in questo modo, ragazzi, facendo questa pressione qui, vedete? Ora vado a fare prima tutta questa operazione che andiamo a fare così e poi, ragazzi, l'andiamo ad incollare. Ok, perfetto. Una volta che abbiamo finito di fare questa operazione, dovremo andare ad incollare questa parte qui dove c'è scritto incolla qui e di andarla a sovrapporre in questo modo, ragazzi. Ora vi faccio vedere e si va a sovrapporre in questo modo. Così, vedete? E poi si va a creare la box, ragazzi. Andiamo a fare questo passaggio. E si va ad incollare così la box, ragazzi.
Vedete? Ecco qua che abbiamo fatto la prima parte. Adesso andiamo a fare anche il resto e ci vediamo, ragazzi, a box completata. Questo passaggio l'abbiamo fatto. Così no, ok. Andiamo a vedere anche dopo il risultato finale, ragazzi, della box che abbiamo ricevuto in omaggio con questo magazine una volta finito il montaggio, come viene. Vediamo che comunque già adesso la box ha preso forma, ragazzi. Vedete? Questo si chiama, ragazzi, papercraft, questo modo. Andiamo a vedere adesso. Per chiudere la scatola, incastra le linguette della Pokéball che hai inciso e falle scorrere l'una dentro l'altra. Ah, quindi praticamente dobbiamo fare così un altro piegamento. Praticamente devo tagliare, sì, devo tagliare devo fare? Devo fare così. Poi così, secondo me questa, ragazzi, devo tagliarla questa parte perché lui mi fa vedere nel tutorial, nello step, che si va ad incastrare, solo che a me non si va ad incastrare. Vedete?
almeno si va a formare questo tipo di Pokéball. Dai, alla fine, ragazzi, la box è carina, vedete? Questa è come viene la box finale. Questa è la parte di sotto. Alla fine non è male come idea. Poi si apre così e dentro puoi mettersi qualsiasi cosa che vuoi. E niente ragazzi, mettete ti piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti belli. Ciao ragazzi, se volete comprare il mio merchandising vi lascio il sito qui sotto in descrizione. Ci sono le felpe come questa che indosso io con il mio logo qui, oppure oltre alle felpe ci sono le t-shirts in vari colori ragazzi. E niente, detto questo, qui sotto in descrizione troverete il link sul loro sito, le ordinate e vi arriva a casa. E niente, ciao a tutti belli!